la natività rappresentata nei borghi di un tempo ha sempre il suo fascino l'iniziativa del terzo millennio a termole raccoglie sempre un grande consenso di pubblico nonostante il freddo gelido e la pioggia. L'arrivo poi di eremmagi tra le mura antiche della città adriatica ha dato il tocco suggestivo del richiamo al passato, all'arrivo del messia botteghe animali tra lavandaie e soldati sono solo alcuni dei figuranti che hanno dato corpo ad una rappresentazione del presepe sempre più realistica con costumi e scenari indubbiamente eloquenti. Lì di Fronte alla cattedrale, sulla scalinata, il Regno di Erode, nella cappelletta a fianco all'edificio di culto termolese, la raffigurazione della Natività, tutto intorno nelle viuzze i tanti figuranti che hanno inscenato le varie attività del tempo, un appuntamento sempre molto caratteristico e lodevole. Sì.